Allora, questo circuito è composto da due porte nord e ha due segnali di ingresso che sono R ed S, e gli altri due segnali di ingresso della porta nord sono le uscite delle due porte. E abbiamo, possiamo dire, diversi casi. Nel primo caso segniamo ad R 0 e ad S 1. In questo caso noi possiamo dire sicuramente che nella porta nord in cui entra 1 l'uscita sarà sicuramente, il segnale di uscita sarà sicuramente 0, e perciò 1 e dato prende il colore di 0. 1 e dato in questo momento entra come segnale di ingresso insieme ad R nella porta nord, e appunto il segnale di uscita che verrà segnato a Q sarà 1. Lo schema è la verità, perciò ad R abbiamo assegnato 0 e adesso abbiamo assegnato 1. Perciò Q di più 1 ha preso il valore di 1, mentre Q di negato ha preso il valore di 0. Questo è il primo stato, che è lo stato di set. Nel secondo caso invece assegniamo ad R 1 e ad S 0. Possiamo dire che è la stessa cosa, solo che ha invertita. Infatti R, sappiamo sempre che nella porta nord l'uscita che verrà segnata, cioè il segnale che verrà segnato a Q sarà 0, e Q entrerà insieme ad S come segnale di ingresso nella seconda porta nord e avrà come segnale di uscita 1. Perciò abbiamo segnato ad R 1 e ad S 0, perciò i segnali che sono stati in uscita rilevati sono 0 e 1. Questo caso è reset. Un altro caso è che segniamo tutte e due sia ad R che ad S 0. In questo caso noi possiamo dire ad esempio che a Q assegniamo 1 e a Q negato assegniamo 0. In questo caso noi notiamo che i valori che Q e Q negato possono prendere sono sia 0 1 che 1 0, e perciò questo caso viene chiamato memoria, che è lo stato che vedete mantiene quello precedente. L'ultimo caso è quando assegniamo sia ad R che ad S il valore 1. In questo caso praticamente è un caso che non esiste, infatti le uscite saranno tutte 2-0-0, ma siccome una delle due è la negazione dell'altra, perciò se Q è 1, Q negato deve essere forza 0 e viceversa, in questo caso possiamo dire che è un caso proibito. Perciò abbiamo segnato tutto 2-1, l'uscita è 0-0 e non può esistere.